sui biglietti e che ci vuole? Basta un PC. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Nuovo appuntamento dei video dedicati alle feste. Oggi tratteremo specificatamente non di qualcosa di creativo, ma di qualcosa di tecnico, tecnico e creativo. Parleremo infatti della grafica, la grafica dei nostri bigliettini, le scritte, i modi di inserirla e come soprattutto inserirli. Useremo per questo il programma che uso io, PicMonkey. Parentesi, questo video non è sponsorizzato dalla PicMonkey, manco sa che sto facendo il video, è solamente il programma che uso sempre per modificare le foto e i file, e quindi siccome farò spesso bigliettini e utilizzerò spesso questo tipo di file, non potrò mettervi ogni volta la traccia su Facebook perché i biglietti sono molto personalizzati, quindi dovrei lasciarvi degli spazi bianchi che poi dovreste riempire a mano. E allora vi insegno come faccio io, vi faccio vedere il programma, che è un programma che comunque potrete fruire anche in maniera gratuita, è su internet, si chiama PicMonkey, vi metto il link nel box informazione, e potrete fruirla in due modi. Io per esempio ho l'abbonamento pro, pago circa 30 euro 29 euro all'anno e per tutto l'anno posso utilizzare tutte le funzioni, ma ho cominciato per i primi due anni ad usarlo gratuitamente su internet senza aver bisogno di attivare la funzione pro, perché è già abbastanza completo con quello che mette a disposizione gratuitamente. Io ve lo faccio vedere, poi se fa per voi decidete voi cosa fare, vi faccio vedere come si usa, come funziona e come potrete prepararvi le parti dei biglietti interne e le parti scritte dei biglietti. Sono sicura che questo video vi piacerà. Postiamoci al PC. Buon pomeriggio ed eccoci pronti per vedere insieme come funziona un programma fotografico abbastanza semplice. Quello che uso io appunto è PicMonkey e vi faccio vedere come accedervi direttamente dal motore di ricerca, quindi da Google. Questa è la pagina Google di oggi, quindi digito PicMonkey, così vedete anche come è scritto, e lo vedrete appunto scritto qui, e invio. A questo punto vi darà Photo Editor PicMonkey Free Online Photo Editing, perché appunto è un programma fotografico del tutto gratuito. Vi si aprirà davanti a voi questa schermata e allora Edit, Touch-up, Design e Collage. Le cose che uso maggiormente io sono Edit per editare le foto e il Collage per fare appunto dei composé, diciamo così, di foto, delle composizioni. Andiamo prima con la funzione base che è l'Edit, clicchiamoci sopra e mi chiede di scegliere una foto. Cerco una foto che possa in qualche maniera ritoccare, vediamo se c'è una foto mia. Eccomi qua! E allora, ciao, io è Orsacchiotto, io sono dietro la videocamera, mi vedrete anche riflessa, e adesso vi faccio vedere le funzioni principali. Sulla parte sinistra dello schermo sono elencate tutte le funzioni principali, sono qui linkate ad icona per sintetizzare quello che fanno. Per esempio c'è l'adattamento semplice, quindi le funzioni base, che è appunto lo specchietto in cui siamo adesso. Oppure ci sono gli effetti, questi con la bacchetta magica, e se clicchiamo sopra si aprono tutti gli effetti, i ritocchi, quindi il touch up, e se apriamo si aprono tutti i ritocchi, poi le scritte, le scritture, i testi, e se clicchiamo si aprono tutti i testi che possiamo scrivere, le immagini o quello che vogliamo apporre alle foto, adesivi, forme, e se clicchiamo ecco qui tutte le forme. Poi le cornici, e qui tutti i tipi di cornice, poi le texture delle nostre foto e gli effetti, e qui tutti i tipi di effetti, e poi alla fine ci sono dei temi dedicati dove vengono raggruppati per tema appunto le varie cose che sono contenute in tutte le funzioni precedenti. Adesso andiamo per ordine, vediamo la prima. Allora, qui c'è il ritaglio, cliccando sopra possiamo adattare l'immagine a quello che è il nostro desiderio, quindi rimpicciolirla, allargarla, stringerla. Io in questo momento la sto stringendo un pochino e applico e voilà. Per esempio con questa si può ruotare l'immagine, vabbè, queste sono funzioni base, metterla a destra o a sinistra. Per esempio adesso la giro
e applico. L'esposizione ti dà la possibilità di bilanciare i colori, quindi basta far scivolare qui le slide, luci e ombre vengono bilanciate a nostro piacimento, quindi personalizzare, così come per i colori che determinano appunto la saturazione delle foto e la temperatura delle foto stesse. Quindi bilanciando questi sistemi si può benissimo avere già un colorito più bello. Ma andiamo agli effetti, che sono la parte più divertente. Per esempio, un effetto che uso molto è un effetto Orton, che è un effetto di illuminazione e sfocatura al contempo del soggetto. Guardate che bella, già così viene veramente veramente carina. Però io abbasso sempre la soglia che c'è tra l'originale e questa e applico, e quindi i colori vengono più vividi adesso. E qui ci sono diversi tipi di effetti. Per esempio, guardate, qui lo ingiallisce, col dusk fa questo effetto un po' antico, Intrepid diventano i colori più duri, così più anni 60, Urban un po' più forte. Vedete come semplicemente si possono regolare così tutte le intensità di questi effetti, che naturalmente qui vedete su una foto, quindi vedete molto accentuati, e non tutti quale effetto sfocato, non tutti gli effetti bianco e nero. Dicevo, non tutti gli effetti sono adatti a una foto di questo tipo, però poi nel campo dello scrap, come vedrete, sono tutti effetti molto belli. Comunque, noi torniamo invece al nostro Orton di prima, quindi cancelliamo questo e andiamo adesso al ritocco. Nelle foto mi vedete sempre più carina, perché io prendo questo, che è il Wrinkle Remover, e attutisco leggermente quelle che sono le rughe, un po' di qua, un po' di là, mi tolgo un paio d'anni, ma ragazzi, su, oddio, non lo faccio sempre, però se si può fare, perché no, almeno in foto, e voilà. E anche qui una sorta di Photoshop fatto in casa, che permette appunto di dare una pelle più levigata, un aspetto più bello a chi magari ha trascorso una giornata abbastanza pesante. Veniamo a noi, quindi questo potete fare quello che volete, potete nello stesso modo, così molto semplice, rinvigorire la tinta delle labbra scegliendo quella che ritenete più opportuna e ripassandola appunto così sul sorriso, visto? Oppure potete anche mettere un altro po' di mascara intensificando il nero. Basta cliccare sopra con la pallina, oppure potete anche dimagrire volendo questo non lo uso mai, giuro, oppure anche rischiarare parti della foto, cliccare su una parte chiara, io questo spesso lo faccio perché le foto mi vengono spesso scure, e rischiarare, vedete, il tutto, e la foto viene sicuramente più esposta, quindi più bella. Ok, conserviamola questa foto, dai, salviamola. Ok, salvata. Adesso invece andiamo al reparto che più ci interessa, che è il reparto dello scrap. Come vedete, quindi è un programma facilmente usufruibile. Ah, non vi ho detto che di questo che state vedendo non tutte le funzioni sono a disposizione, ci sono funzioni a pagamento e invece funzioni del tutto gratuite. Io ho un account pro, quindi pago 30 euro l'anno, circa 30 dollari l'anno, e posso accedere a tutte le funzioni di editing delle foto. Quindi in un certo senso, per me che ho un canale YouTube conviene, per me che faccio spesso lavoretti di scrap conviene. Se invece non avete tutto questo, potete anche utilizzare la funzione gratuita, che è per tutti online. Certo, molte funzioni sono limitate, ma se giocate bene con le combinazioni di quelle disponibili potrete sicuramente fare qualcosa. Vediamo un po' come si può fare un bel biglietto, che ne so, di auguri. Io ho una foto di qualunque, di un fondo giallo, e voglio trasformarla in un bigliettino. Cosa faccio? Vado su effetti, quindi qui dove c'è la bacchetta magica, e scendo
fino ad arrivare a draw, quindi al colore. Scelgo un colore che mi interessa, vediamo, io scelgo un bluetto proprio per... decido la dimensione del pennello e passo sopra, e come vedete io posso cambiare totalmente il colore del mio fondo e applico ed è fatta. Adesso voglio scegliere un tema, che ne so, scegliamo un nastro. Allora, vedete qui sulla parte destra ci sono alcune funzioni senza nessuna indicazione, alcune funzioni tipo questa su cui sto passando, queste qua, che hanno una coroncina. Queste sono le funzioni pro, quindi quelle sono esclusivamente per chi paga il canone annuo. Adesso guardate, mettiamo un nastro a questa bella composizione, mettiamo questo e lo allarghiamo, uno e uno. Vedete com'è facile, basta cliccare sull'immagine e spingerne i margini e li mettiamo qua. E scegliamo il colore, andiamo su colore 1, ok, dai, mettiamolo bianco così voi lo vedete bene, e clicco e il nastrino è a posto. Adesso posso mettere anche qualche altra cosa su questo nastrino, perché posso comporlo in qualcosa di molto più carino. E vediamo, scegliamo un'altra qualunque funzione che possa aiutarci ad abbellire. Per esempio prendo un bottoncino e potrei piazzarlo tranquillamente qui. E vedete come l'immagine comincia a comporsi, no? O volendo potrei prenderne di diversi tipi e fare una composizione. I bottoncini possono essere stretti o allargati, semplicemente aiutandoci con il mouse, quindi posso benissimo, e vengono a sovrapporsi e possono benissimo essere adattati. E le immagini, come vedete, si sovrappongono dalla più recente alla meno recente, quindi quella nuova viene a sovrapporsi leggermente su quella vecchia, componendo così delle composizioni quasi 3D. E anche i colori, vedete, possono essere cambiati, quindi lui ci dà una traccia del colore del bottoncino, per esempio, preso in considerazione, ma noi possiamo decidere di cambiarlo in qualunque momento e di eliminarlo in qualunque momento. E cerchiamo qualcosa di altrettanto carino, che ne so, questo mi sembra tanto un qualcosa per la nascita di un bimbo, no? E allora potremmo fare, per esempio, mettere un'etichetta, un tag fuori, e quindi tra le varie funzioni scegliere quello che più ci aggrada, e a me aggrada questo che allargo e metto qui, per esempio. Se vedo che non ci entra, posso rispostare tutte le componenti che ho già messo semplicemente cliccandoci sopra e spostandole, e riprendere in qualunque momento il mio lavoro. E vedete, ok, metto il tag e ritorno a scegliere un'altra immagine che possa adattare su questo mio lavoretto. Prendo l'elefantino, lo allargo e lo metto qui. Eccolo qui, guardate che bellino. E già vedete come un bigliettino possa nascere momento per momento e possa essere creato sotto le vostre mani in un certo qual modo. E poi prendo magari, e questo può essere l'immagine di copertina, per salvarlo basta andare su, adesso mi fermo, basta andare su save, dare un titolo, quindi metto biglietto bimbo, e salvare sul computer, quindi save to my computer, e scegliere dove salvarlo. Io qui sto scegliendo sul desktop. Desktop. Una volta che sul desktop potrete stamparlo come un'immagine normalissima, quindi scegliendo voi le dimensioni di stampa, adattandolo a qualunque tipo di carta la vostra stampante riesca a prendere, e via discorrendo. I temi in questa parte sono infiniti veramente, perché ci sono, guardate, i temi geometrici, le forme, quindi i cuori, e potete scegliere tra quanti cuori volete, altri cuori, e quindi ancora altri cuoricioni ancora, che come tag sono bellissimi. Le stelle, guardate quante, i disegni spirografici, poi i simboli,
di diversificata natura, le frecce, le bolle in cui scrivere, i simboli nautici, per esempio, carinissimi, barba e baffi, baci, gli occhiali, i cappelli, le icone semplici, insomma, vi potete veramente sbizzarrire. Gli animaletti così, gli animali mostriciattoli, gli animaletti teneri, poi gli insettini fatti sempre per i bimbi, i pulcini e le uova di Pasqua decorate, e poi ci sono tantissimi anche altri effetti, come per esempio questo, che si possono aggiungere. Guardate, ci sono le stelline che si possono aggiungere, le metto qua così non devo spostarmi e voi le potete vedere, e si possono anche ingrandire, quindi fare abbellire maggiormente il tutto. Questo adesso, vabbè, lo sto lasciando giusto per esempio, ma per farvi capire, i fuochi d'artificio, guardate, lo metto sempre qua, cioè potete veramente, lo cancello perché ci sta malissimo, fuochi, i simboli postali, per esempio. Adesso vi faccio vedere come ho fatto l'interno del bigliettino di Poti. Vado di nuovo su effetti, vado su draw, scelgo il colore e con il pennellone faccio il foglio del colore che desidero. Quindi vado su texture, scelgo la carta e scelgo il foglio a quadretti, vedete? E lui viene direttamente così quadrettato. Se avessi scelto il sughero sarebbe venuto così, se avessi scelto la carta pacchi questa. C'è anche questa possibilità di carta pacchi più veritiera, o c'è anche il quaderno tipo anticato o la carta stropicciata, ma per un bimbo mi era piaciuto proprio l'idea del quaderno, anche perché era una festa fatta a scuola, e applico. Dopodiché, e allora, avevo i timbri postali, quindi posso mettere benissimo questo qui, e lo metto, poi posso mettere anche questo e lo sovrappongo e magari gli cambio colore, e voilà, e sembra come se il francobollo fosse veramente stato a posto. Poi nel bigliettino di Poti io avevo messo anche questo, mi pare, era una cosa simile, adesso non ce l'ho davanti, ma era una cosa simile. Però a differenza, lo applico, però invece che questo posso personalizzarlo con un poco di fantasia. Vado sempre su forme, su forme geometriche, prendo il rettangolo, lo applico sopra questo, e voilà. Quindi vado sulle scritte, scrivo, quindi seleziono il font, la grafia, quindi metto add text e scrivo la frase che voglio mettere, e metterò in bianco noi, e vabbè, la posiziono così, tanto per adesso neanche la posiziono, scrivo semplicemente vola alla mia festa, punto esclamativo, quindi ok, sposto. Naturalmente cambio il colore, lo metterò in bianco, eccolo qua che si vede, e allargo finché ci entra, voilà. Ora, qualora non mi dovesse piacere questo font, non mi rimane altro che selezionarlo e provare tutto quello che voglio, e poi aggiungere invece qui come più vi pare e del colore che più vi piace l'invito, quindi per esempio usare questo e scrivere aprile. Sto scrivendo cose a caso, non so se il 3 aprile fosse sabato. Per festeggiare insieme il mio compleanno, giusto una frase così, tanto per. Se non mi piace il font, seleziono e provo le varie scritture che più mi piacciono, lo sposto e lo metto meglio, voilà. Scelgo un colore che mi piaccia, può essere blu, può essere fucsia, può essere rosso, insomma prende
la conformazione che più vogliamo, e l'interno del bigliettino per esempio può essere fatto. Io cosa ho fatto poi? Ho stampato questo, l'ho ritagliato con delle forbici che dessero il merlettino e l'ho applicato sull'interno del bigliettino. Allo stesso modo posso anche fare semplicemente degli elementi. Se invece ritorno ad effetti, ricancello tutto. Se invece volessimo creare dei tag da appiccicare, che ne so, sui pacchettini o su un bigliettino magari con lo scotch spessorato, guardate che semplice. Partiamo sempre dal presupposto che io parta da foglio bianco. Guardate, qui è rimasta la scritta "vola alla mia festa" che devo togliere, perfetto. E adesso vi faccio vedere come creare dei tag carinissimi. Per esempio prendiamo questi, immaginiamo che il foglio bianco su cui stamperete sia cartoncino, e allora potreste o trasportarveli qui uno accanto all'altro, presupponendo che questo sia una 4, perché così stamperà, quindi regolatevi, e potete per Natale ad esempio stampare tutti questi cuoricioni sul vostro foglio, tutti diversi, su un cartoncino bianco. Dopodiché, prima di stamparli, applicate o il nome della persona a cui lo volete regalare o la frase che volete dedicare. Quindi andate sulla scrittura, prendete quella che più vi piace. Per esempio prendiamo questo che è molto carino, mettiamo add text, quindi aggiungiamo il testo e scegliamo un colore che sia attinente al nostro medaglione. Come si fa? Lui ci dà anche la scelta colore, basta andare su questa schermata, è nera di solito, e cliccare, esce la siringhina da cui noi possiamo copiare i colori che abbiamo qui in a disposizione sul nostro foglio, no? E allora se io clicco sul rosso verrà esattamente questo rosso, quindi aggiungo e metto per esempio Poti Enzo, e poi allargo la scritta e lo porto qua, e il mio tag poi lo ritaglio e sarà bello e pronto e già stampato col nome della persona a cui voglio regalarlo. Enzi, è arrivato Enzino che fa il monellino. Prendiamo sempre questa grafia e per San Valentino il nostro tag è bello e pronto. Poi lo stampiamo sul cartoncino, lo ritagliamo ben bene, un po' di scotch spessorato dietro e il gioco è fatto. Oppure lo stampare su carta adesiva e avrete degli stupendi adesivi. E dico così perché ce ne sono migliaia da poter, cioè migliaia no, ma centinaia. Guardate, ci sono le farfalle che sono stupende, vi faccio vedere, arrivo, eccole, butterfly, guardate che carine. Immaginate questi tag fatti così o adesivi, farfalle di cui potete cambiare anche il colore, visto? E quindi farle diventare dei colori che più desiderate. Guardate che bella anche questa, quindi diverse anche fare composizioni con diverse dimensioni. Gli oggettini si possono anche roteare, quindi tutti i soggetti possono essere ruotati, inclinati, e vedete sempre che c'è la sovrapposizione dell'ultimo sul primo e non viceversa. Ci sono le gerbere, ci sono questi disegni che sono stupendi per fare dei fondi a fantasia. E allora per esempio guardate questi qui, ne mettete vari di varie dimensioni, voilà, e vi create proprio delle fantasie di carta con i colori poi che più desiderate. E anche sul fondo naturalmente potete dare un altro colore. Olè. Ah, il colore dei puffi, certo. E allora, visto? E si creano delle texture bellissime per delle carte da preparare. Potete riempirlo tutto e fare delle cose veramente veramente meravigliose. E poi se volessi fare anche altro qua in mezzo, potrei andare su texture, aggiungere una texture piuttosto che un'altra, per esempio scegliere una canapa come texture, voilà, per esempio è già più carino. Insomma, sbizzarritevi, create voi, fate quello che più vi piace,
se clicco qui posso scegliere di salvare o non salvare o di cancellare la mia operazione. Io in questo momento non salverò perché non mi interessa questo progetto e ritorno a quello che è il motivo fondamentale. Qui invece c'è il collage, vi faccio vedere come funziona, giusto per, è quello con cui faccio le copertine, quindi carico il rosso, il nero e il giallo, e me li carico su direttamente qui selezionandoli e poi posso montarli come voglio. È già così, anche queste sono carte bellissime fatte così, ma io di solito qua metto una foto con la scritta e poi dall'altra parte la foto del prodotto che voglio farvi vedere, di quello che ho fatto nel video. E poi naturalmente queste sono, ci sono vari tipi di composizione, ci sono le composizioni quindi a 2, a 3, a 4, a 5, ci sono le card, quindi cambiano le dimensioni, vedete? E potete occupare naturalmente tutti gli spazi che ora rimangono bianchi. Ci sono i tasselli multipli, quindi quelli tipo mosaico, anche piccolissimi. Ci sono questo tipo di impaginazione, oppure questo per le cover di Facebook, quindi per le foto questa è la grandezza ideale per farvi magari dei collage di foto carinissimi. Insomma, il PicMonkey quindi è uno di quei programmi che a me piace veramente tanto. La parte editing mi piace moltissimo, perché mi consente di fare 200 cose per voi e anche per me stessa, e soprattutto la parte della creatività, quindi questa parte delle forme per lo scrap è veramente divertente. Voi potete consultarlo gratuitamente e potete utilizzarlo gratuitamente, perché solamente le cose con la corancina, quindi questo per esempio, della parte delle forme, vediamo cosa è inficiato per chi non paga. Allora, i baffi si possono usare, i baci si possono usare, gli occhiali da sole no, i cappelli sì, le icone sì, gli animaletti ordinari sì, i mostriciattoli sì, i cut no, poi questi sì, insomma si può usare quasi tutto, veramente sono pochissimi gli effetti interdetti per chi non ha l'account pro. Sbizzarritevi, divertitevi, imparate a usarlo e ditemi cosa ne pensate. A me non rimane che scrivervi l'ultima frasetta prima di lasciarvi alla fine del video. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile e noi ci vediamo di là, che ho ancora qualcosina da dirvi. Avete visto? È molto semplice creare i nostri biglietti personalizzati. Ha tantissime funzioni. Io ve ne ho fatte vedere molte, non ve le ho fatte vedere tutte. Vi ho fatto vedere sia quelle gratuite che quelle pro. E naturalmente con quelle pro vi si apre un mondo. Ma già con quelle gratuite, se avrete una buona inventiva, potrete fare molto, molto davvero. Quindi vi consiglio prima di provarlo, vedere se vi trovate bene e poi solamente dopo decidere se vorrete un abbonamento. Dipende anche da quello che fate. Se avete un negozio di bomboniere o se fate questo per mestiere, allora ve lo consiglio. Ma se dovete fare la festicciola per vostro figlio, bastano le funzioni che già ci sono, insomma, quindi questo sta al vostro buon senso, ovviamente. Io vi ho soltanto fatto conoscere un mezzo che penso possa esservi utile, perché tra formine, badge, varie cose che possono essere ritagliate, i vari font dei caratteri, le diverse impaginazioni, le cornicette, penso che vi si sia aperto veramente, veramente un mondo. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Se è così, regalatemi un pollice in su, e soprattutto scrivetemi e richiedete sempre tanti argomenti per questa nuova rubrica dedicata a alle feste e ai festeggiamenti. Vi aspetto sempre su Facebook e su Instagram, di cui nel box informazioni vi allego il link, e noi ci rivediamo come sempre al prossimo video. Da Ombretta ed Arte per te è tutto, arrivederci!